Ragazzi, questo è Sonic! Oh! Ragazzi, nei paraggi qua di casa mia è stato avvistato Shin Sonic, che è questo nuovo mostro avvistato soprattutto da una persona. Adesso andiamo a cercarlo insieme. Andremo ovviamente a vederlo col drone, ma come vedete sta su questo canale di Evanimas. Praticamente è stato avvistato diverse volte ed è una leggenda che sta girando da un po' di tempo su internet. Ma chi è lo Shin Sonic? È una versione alternativa e oscura del famoso personaggio di Sonic, nello specifico di Sonic the Hedgehog. Infatti 9 giorni fa è stato presentato l'ultimo trailer di Sonic the Hedgehog 3, che uscirà a dicembre del 2024, ragazzi. Quindi ormai mancano pochi mesi. Questa versione oscura di Sonic, Shin Sonic, è apparsa in alcuni posti legati appunto alle storie di Sonic ed è spesso associata a temi più oscuri e misteriosi. Infatti è anche rappresentata come una versione più potente di Sonic, questo Shin Sonic, ma anche più cattiva in realtà, cioè cattiva, oscura. Adesso ragazzi, guardate, aspettate, andremo a vederlo con il drone. Allora, io sono super super spaventato, porca vacchettona. Iniziamo a farlo volare. Così, ok. Ragazzi, no, non sto più controllando il drone. No, che non vedo più niente. Vai in su, su. Ok, oh mio Dio, aspettate un attimo. Oh mio Dio, cioè, ma ragazzi, ma dov'era? Sto scendendo di nuovo, ma dove caspita era? L'avevo visto qui. È sparito, probabilmente perché è molto più veloce, una versione potenziata di Sonic. Porca di quella vacca, ragazzi. Ma che cosa mi state dicendo? Adesso direi di alzarmi in volo. Prima di tutto perché in teoria così non può prendermi. Forse, anche se non ne sono così sicuro, ragazzi. Ma poi dove caspita siamo finiti? Ma vi rendete conto? Cioè, che posto è questo? È pieno di alberi molto misteriosi. Probabilmente lui si nasconde fra le frasche, fra questi alberi qua. Dannazione. E se vedete che io guardo da qualche altra parte, perché sì, ce l'ho qui, ma per fortuna ce l'ho anche sul mio schermo, che è collegato, e vedo molto meglio sul mio schermo perché è più grande di questo. Ok, allora stiamo attenti, perché non vorrei mai... Che cacchio era quello? Era una bicicletta forse? Ho visto forse una bicicletta. Ok, non era Sonic, spero. Però non credo, cioè mi sembrava una bicicletta. Tornate indietro con il video se avete visto qualcosa, ovviamente. Mi raccomando, dobbiamo vedere tutti quanti benissimo ogni cosa che vediamo qua, porca vacca. Dovete scrivermi nei commenti le cose che io non vedo. Mi raccomando, noi siamo tutti investigatori qua. Dobbiamo investigare su questo mistero di Sonic, ragazzi. Perché porca di quella vacca, cioè sta essendo spopolato, cioè sta spopolando ovunque, sta arrivando dappertutto, ragazzi. È come una sorta di batterio, di virus che continua a moltiplicarsi tantissimo negli stessi posti. E questo è il problema! Porca vacca, ho paura! Ok, e poi ragazzi, dannazione! Cioè, allora, qua non ci sono tantissime persone, anche se in realtà siamo vicino ad un fiume, quindi le persone potrebbero benissimo esserci. Però attenzione, perché se apprende qualcuno, moriamo male. Ci moriamo male. E non solo noi, ma tutte le persone che arrivano. Quindi dobbiamo subito avvistarlo. Ok? E appena lo avvistiamo dobbiamo cercare di fermarlo. Ovviamente. Vediamo una... Qua non c'è molta gente. A parte magari un po' più in là, che vabbè, poi dopo magari ci torno. Allora, lo Shin Sonic, ragazzi, non mi pare più che stia venendo avvistato in un qualche modo da questo drone. Ma secondo me è perché si è nascosto fra questi alberi. Infatti adesso mi sto dirigendo qua perché vorrei capire. Solo che devo stare attento a non beccare gli alberi, perché sennò il mio drone esplode male. Ragazzi, sarebbe un problema. Sono centinaia di euro buttati nel cesso. Porca vacca. Non possiamo permettercelo, ok? Quindi adesso dobbiamo concentrarci per non rompere il drone e soprattutto per non farlo rompere dallo Shin Sonic. Ok, continuiamo da queste parti. Sono sicuro che da queste parti ci sia Sonic. Infatti è stato avvistato da diversi testimoni qua nei paraggi. Poi qua mi sembra che ci siano anche delle sorte di vigne, comunque dei posti dove vengono coltivate certe cose, mi sa. Non ne sono proprio sicuro, anche perché non sono esperto di queste cose, come potete ben immaginare dalla mia faccia. Sono un buffone io. Però mi sembrava di aver visto qualcosa da quella parte, ma sembra era un tipo un tizio con la bicicletta.
Ok, sto girando. No, vedete, quella è una macchina lì in fondo. Sono macchine, diciamo, messe sulla strada, ovviamente. Ma perché? Ma sta girando, ragazzi? Ma cosa sta facendo quella macchina lì? Ragazzi, ma guardate, sta girando intorno? Perché sta girando intorno quella macchina? Boh. Non mi interessa, ho paura che poi, tipo, se la guardiamo troppo poi si arrabbiano. Però mi sembra strana quella macchina lì, ragazzi. Perché girava intorno, avete visto? Io non la voglio più guardare. Comunque magari non c'entrava niente con lo Shin Sonic. Allora, adesso... io, ragazzi, direi di dirigerci più da questa parte qua, perché è stato avvistato prima, l'abbiamo visto, nei pressi del fiume. Quindi continuiamo da questa parte così, perché secondo me qua da queste parti potrebbero benissimo esserci. Sempre stando attenti a non cadere nel fiume. Sarebbe veramente terribile. E soprattutto a non incastrarci tipo nella chioma di un albero. Quindi cerchiamo di non distruggere il drone. Anche se dobbiamo scendere un pochino, quindi stiamo attentissimi, sennò qua ci distruggiamo ogni cosa. Ah, vedete? Lì da quella parte mi sembra ci sia tipo una persona a sinistra del video. Oppure magari era un cane, non so. E lì che cacchio c'è lì? Lì c'è un ponte, vedete? Però strano, non ci sono molte persone qua intorno nei paraggi che stanno camminando o che comunque... Ah no, vedete, lì c'è una persona, ok. Spero proprio per lei che lo Shin Sonic non ci sia. Sì, vedete, ci sono delle persone con le biciclette. Capisco. L'importante, ripeto, che non ci sia lo Shin Sonic, ragazzi. Io vi devo dire che questo posto è veramente sospetto, ragazzi, Cioè, boh... Ma non si vede più niente, cosa è successo? Ragazzi, questo è Sonic! Oh, no! Ah, ok, è sparito. Ma che diavolo è appena successo? Ma era Sonic, l'ho visto, chiaramente. Ma poi era tutto nero per un secondo, dove è finito? Ragazzi, ma stiamo scherzando? Porca vacca! Ma Sonic mi ha tolto il video, probabilmente interagisce con la foto, cioè con la videocamera, perché sa che noi siamo degli investigatori privati di questo tipo che vanno ad indagare questi misteri. Porca vacca! Stiamo entrando in un mistero più grande di noi, ragazzi. Mi sa che abbiamo bisogno di aiuto, porca vacca. Sì, abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo bisogno di qualcuno. Per forza, abbiamo bisogno dell'aiuto di qualche esperto e di qualche amico. In modo da contrastare Sonic e tutte queste cose che continuano a romperci il video e probabilmente che si aggirano intorno alla nostra casa. Cioè alla mia casa più che altro, perché spero che alla vostra non ci sia da nessuna parte. Solo che qua è stato avvistato. Poi niente, qua si vedono altre cose, altre macchine, eccetera. Però io per oggi, ragazzi, mi fermerei, anche perché non voglio che Sonic mi distrugga il drone. Infatti sto volando in altissimo, così col cacchio che mi becca. Io sono alto quanto la montagna, adesso me ne vado anche più in alto. Vai a quel paese, Sonic, da qua non mi puoi prendere il drone, anche perché poi dopo me lo ripaghi tu il drone, eh? Non mi pare proprio. Io sono adesso alto quanto la montagna, ti voglio vedere a distruggermi il drone. Frega niente a me, frega proprio niente, guarda. Vabbè. Comunque, ragazzi, guardate, è stato assurda questa cosa. Vi consiglio ovviamente di non cercare Sonic, è pericolosissimo. Questa avventura continua, se volete la parte 2. Se arriviamo a 5.000 like, ve la pubblico.